Ciao ragazzi, da Andrea Unger. Voglio fare una brevissima panoramica sui tipi di ordine, perché qualche volta mi vengono poste delle domande e giusto per fare chiarezza vado a esporvi quelli che sono gli ordini principali che si usano. Partiamo dall'ordine in stop. L'ordine in stop, che non ha nulla a che vedere con lo stop loss inteso come tale, l'ordine in stop significa che avendo un determinato livello di prezzo, supponiamo che noi ci troviamo qui, si compra in stop a questo livello se i prezzi toccano il livello in salita. A questo punto, quando il prezzo tocca il livello, si compra a un qualsiasi prezzo che il mercato ci offra, pur di entrare a mercato, in questo caso long. Quindi l'ordine stop buy non è altro che il classico ordine a rottura, breakout. Quando i prezzi arrivano a toccare il livello di stop, ecco che parte l'ordine e va a mercato senza condizioni aggiuntive. Il contrario dell'ordine stop è l'ordine limit. L'ordine limit, supponiamo sempre di acquisto per semplicità, aspetta che i prezzi tocchino un certo livello per entrare in acquisto, ma questa volta aspetta al livello predeterminato in attesa di vedersi arrivare i prezzi dall'alto, ovvero lui vuole comprare a un livello generalmente più basso di quello che è il prezzo in cui i prezzi e in cui il mercato si trova in quel momento che viene piazzato l'ordine. Quindi l'ordine limit è un ordine genericamente in attesa, è un po' simile al take profit, diciamo. Take profit, io sono in posizione, metto il mio take profit, aspetto che vengano a prendermi, no? Quindi aspetta che lo vengano a prendere. Si chiama limit perché è da un limite. Io non voglio comprare a un prezzo maggiore di questo livello qua. Il limite che pongo è quello lì, supponiamo 10. Io voglio comprare 10, non un centesimo di più. Se qualcuno venisse a darmene a 9, io sarei contento, lo prenderei. Comunque, se no, 10 e non un centesimo di più. Quindi ordine stop, indicato spesso come STP semplicemente, ordine limit, indicato come LIM. Ci sono, e vengono usati tantissimo, gli ordini stop limit, ovvero stesso discorso dell'ordine stop. Si attiva un ordine nel momento in cui viene toccato un livello predeterminato, che è il livello di stop, ma questo ordine non è a qualsiasi prezzo, come indicato in questo esempio, ma a un prezzo che ha un limite inferiore o superiore, a seconda della direzione in cui si compra, di acquisto. Quindi io posso dire, in genere si pongono allo stesso livello, ordine acquisto stop, supponiamo 10, limit 10. Quindi se tocca 10, se viene scambiato sul mercato un solo contratto anche a 10, io lancio un mio ordine, che a questo punto lancio un ordine limit 10, ovvero voglio assolutamente comprare se tocca 10, ma non voglio spendere più di 10, quindi io compro a 10. Cosa succede in questi casi? L'ordine stop limit alle volte resta ineseguito, perché se c'è una rottura improvvisa potente del livello stop, ecco che magari tocca qui. Ora che il mio ordine arriva, i compratori hanno già spazzato via altri livelli di prezzo superiori a 10 e io, che ho posto un limite d'acquisto a 10, sto lì ad aspettare che in qualche maniera ci sia un ritracciamento e venga a prendermi. E non sempre succede. Quindi l'ordine stop limit potrebbe anche andare bene per ordini di ingresso a mercato, ma negli ordini protettivi di stop loss è meglio sempre usare un ordine stop puro o porre un limit comunque abbastanza distante dall'ingresso di stop, perché io potrei dire acquisto stop 10, limit 11, sono esempi estremi ovviamente, no? Quindi io quando tocca 10 lancio un ordine che compra purché non sopra a 11, parole prove. E l'altro tipo di ordini, che poi già implicitamente l'ho accennato, è l'ordine market. Market è market buy o market sell, un ordine al meglio, che è quello che scattava quando toccava il livello dell'ordine stop, cioè quando a un certo momento decido di comprare a qualunque costo. In quel momento io lancio un ordine al meglio, compro qualsiasi prezzo mi venga assegnato dalla controparte del mercato o vendo a qualsiasi prezzo. Implicitamente l'ordine stop è un ordine attivato a una certa soglia, un ordine market attivato a una certa soglia raggiunto. L'ordine limit non ha nulla a che vedere con questo. L'ordine stop limit invece è un misto fra ordine stop e limit. C'è anche un'altra tipologia di ordini, qualche volta usata, la cito solo per completezza, la market if touch, MIT. Market if touch è una versione moderna dell'ordine limit, dove dice
se arriva a toccare questo livello, allora tu lancia un ordine a mercato. Quindi non sta qui al livello limite ad aspettare di essere eseguito, ma non appena i prezzi scendono e toccano quel livello, si compra al meglio. Quindi normalmente si compra a un tick almeno peggio di quello che lì è normalmente. Sono ordini che possono essere utili se si vuole la certezza di essere eseguiti con uno dei limiti, perché non sempre c'è. Se siamo assieme a tanti altri ordini, può darsi che ne consumino una parte a quel livello e noi restiamo eseguiti. Invece col Markdown Touch, appena tocca il livello, noi partiamo in acquisto e quindi siamo sicuramente al mercato. Però probabilmente è un prezzo peggiore di quello che era il prezzo toccato. Questo è quanto. State con noi, altre novità presto. Ciao! Ti è piaciuto quello che hai visto? Se vuoi rimanere aggiornato, iscriviti qui sotto e verrai avvisato prontamente quando c'è del nuovo materiale.